quinto punto in questo momento per la coppia, il gestore, Repetto. Quinto punto per Antoniacci Minghetti contro Repetto, il gestore. Alla battuta Filippo Antoniacci. Ancora un attacco di Antoniacci su Repetto, la palla a terra, il sesto punto per la coppia in casacca rossa proveniente da Cesena, una delle coppie più attese del circuito. Antoniacci Minghetti, un grande attaccante insieme a un grande difensore, contro il gestore e Repetto. Ancora la palla in gioco, questa volta non riesce a difendere Filippo Antoniacci, quarto punto e 6 per chi andrà a ricevere, 4 punti. Nel frattempo in campo sul centrale i fratelli Scarchilli, Alessio, l'ex di tante avventure in Serie A e B, contro una coppia, la coppia proveniente dai Master, il campione d'Italia in carica Danny Mordenti insieme al nuovo compagno Nardone. Hanno perso ieri il mini torneo Master e si trovano a combattere da il fondo del tabellone, ma sono capaci di risalire la china. Li conosciamo, tante prestazioni positive per Danny Mordenti, l'abbiamo visto protagonista durante l'inverno del mondiale 4x4, terza classificata d'Italia ai mondiali brasiliani. Ancora Danny Mordenti alla battuta. Scarchilli, Nardone, Danny ancora su Scarchilli, possibilità d'attacco per il giovane Nardone, che lo fa tenendo lontano il diretto del Scarchilli. Ancora attacco per la coppia romana, contrattacca il giovane ragazzo delle Pescara Calcio. Ancora palla in gioco e palla corta che consente al duo romano Scarchilli Scarchilli, due fratelli Scarchilli. Ma ha toccato? Fare punto. Le novi. Proseguono intanto in mezzo anche nel campo 3, dove il girone perdenti prosegue. Sul centrale invece 7-5. Le coppie Minghetti Antoniacci contro Repetto il gestore. Ricordiamo i match della giornata, tabellone vincenti, si cambia i multipli di 6, nel campo 3 multipli di 5 per cambiare per partite i 15 punti. Ancora un attacco di prima intenzione di Scarchilli, secondo punto. Secondo punto per la coppia romana. E seguirà sul campo numero 1 la sfida Mario Mimola contro Marani Pazzideo.